Ecco qua la seconda parte di video, quindi, e ciao a tutti agricoltori, spero tutto bene. Allora, ecco qua la seconda parte di video dell'impianto di irrigazione in serra. Allora, ho fatto quel lavoro lì, che è quello che avete visto nello scorso video, poi ho prolungato come ho fatto di qua. Allora, qui abbiamo già steso giù i due canali, qui ne abbiamo altri due, adesso attacchiamo di qui, accorpiamo e siamo a posto. Quindi abbiamo fatto già l'impianto di irrigazione. Allora, cosa ho fatto, no? Qui praticamente, ragazzi, non ci arrivava per un pezzo. Cosa faccio? Queste due piantine qua, è inutile che sono fuori dal cavolo, sono proprio in mezzo alle palle, perché qui rimarrà la stradina per andare a prendere dietro le insalate. Quindi queste qua le tiriamo via, così qua abbiamo l'aggancio, e così non devo tirare via questo tubo qua, rimane in serra questo. Lì abbiamo un altro pezzo, lì basta metterci una T e siamo a posto. Qua invece abbiamo, questo qua non c'entra niente, va tirato via, che è quello vecchio. Qui invece abbiamo due pezzi che sono anche più lunghi e abbiamo già su lì le T, basta tirarle via e accorparle su di qua e siamo già a posto. Quindi adesso andiamo a metterle là, quindi, e dopo, ragazzi, andiamo a provare l'impianto insieme, così vediamo o esplode. No, dai ragazzi, siamo professionisti ormai noi, eh. Vuoi che esploda? Ah no, al massimo saltiamo per aria. No, ovviamente scherzo, eh. Adesso buttiamolo un po' sullo scherzo. Allora, puliamo un po' il filetto e ce lo andiamo ad avvitare. Così. Ok, basta che non spacca giù le piante. No, quasi. Ok, ci siamo. Adesso, ragazzi, andiamo a mettere un attimo il picchetto che ce lo tiene fermo. Allora, poi, ragazzi, per bloccare il tubo dell'acqua, per non fare il coltivo a girare e spaccare le piante, adesso ci dobbiamo mettere, ecco, si è afflosciato il cavalletto, ci andiamo a mettere questi picchetti qua della Klaber, sono i suoi originali, basta metterne due e subito a posto. Allora, andiamo a metterne uno qua, quindi questi qua fai così, no? Prendi il tubo, lo spostiamo in mezzo alla fila che a noi ci interessa, quindi una volta che così, adesso ragazzi, se da solo, se con una mano sola, difficile, comunque tiriamo bene il tubo e poi clicchiamo bene, così il tubo rimane dritto e non continua a muoversi, queste cose qui. Poi prendiamo un tappo, usiamo questi tappi qua che sono sempre quelli a pressione, allora, che sarebbe il finale, con un altro picchetto di questi che ci abbiamo, e andiamo a mettere qua alla fine, che è dove conclude. Qua, ragazzi, adesso è un po' troppo lungo questo tubo qua, lo vado a tagliare un po', perché sennò cioè, è troppo lungo. Adesso facciamo così, mettiamo giù il cavalletto, perché ragazzi oggi faccio proprio benissimo il video, voglio proprio farvi vedere come si fa l'impianto. Quindi andiamo a tagliarci solo un po', perché qui abbiamo la valvola che da ogni valvola in un'ora butta fuori 2 litri d'acqua, quindi un bel po'. Allora, circa, andiamo a metterlo, tagliarlo qua, ci andiamo a mettere su il tappino. Adesso cerco di anche di farvi vedere com'è che lo metto, andiamo a stringere il più possibile. Ok, mettiamo questo qua, lo andiamo a mettere qui, tiriamo bene il tubo. Quando è bello tirato, lo mettiamo giù, vedete? E questo qua è il risultato finale di l'impianto di irrigazione di questa linea qua. Così l'acqua, non sprechiamo acqua, l'acqua è sempre giusta e passa in mezzo alle piantine senza far troppi casini, problemi, mica problemi. Quindi adesso vado a farlo per tutti gli altri impianti di irrigazione, quindi vado a fare per gli altri due impianti di irrigazione e basta, siamo a posto. E direi che ci, perché allora adesso, ragazzi, inutile che vi faccio vedere
quello che faccio di qua, perché quello che ho fatto in quell'impianto lì lo faccio anche qui, quindi inutile. Adesso va bene che ve lo far vedere tutto, però tanto è inutile andare a farvelo vedere qui, tanto è la stessa cosa, sto andando a farlo lì, lì e lì, quindi non c'è senso. Quindi ci vediamo una volta che attacco l'impianto e vediamo se si funziona. A dopo. Allora ragazzi, eccoci qua, ho acceso l'acqua, adesso andiamo insieme a vedere, aspetta c'è il cavo davanti del microfono, andiamo insieme a vedere se funziona. Allora, per adesso non è esploso niente. Allora, sta uscendo l'aria perché è pieno d'aria probabilmente il tubo. Non hai 5 minuti di tempo che si svuota dell'aria. Allora, l'acqua qua, oh, l'acqua continuiamo insieme a controllare se esce, vedete? Allora, per uscire esce. Vedete ragazzi? Qui ci sono i buchi e viene fuori l'acqua, quindi qua esce. Qua sento un piccolo buchino. Mi sa che si sta scaricando l'aria. Ah no ragazzi, aspettate, allora, sai cosa che è? C'è la canna fuori qua che perde. Vedete? Qua perde. In un punto dove sono io. Ecco qua. Qua perde, vedete? Se si la giro non sentiremo più il rumore dentro in serra. Vedete? Non sento più rumore. Allora, l'impianto di irrigazione funziona, quindi ragazzi, ha funzionato. Vedete? Guardate. Vedete? L'acqua esce fuori. C'è... sono ogni 33 cm queste valvole e noi ragazzi senza far niente stiamo rigando tutto il nostro orto. Adesso poi vi faccio vedere, vi ricordate il rubinetto? Allora adesso esce acqua, vedete che esce acqua, vedete? Adesso se io chiudo il rubinetto, questo così l'abbiamo chiuso, io adesso chiudo, vedrete che adesso tra 2 secondi non esce più acqua. Vedete che si deve svuotare un po' il tubo. Ecco fatto, non esce più acqua e noi così possiamo, in base a quello che vogliamo noi, possiamo chiudere o aprire l'impianto 1 e 2. Noi possiamo in base o bagnare soltanto l'impianto 1 o se no bagna tutti e due gli impianti, come invece è adesso. Adesso infatti io apro qua il rubinetto e mi arriva l'acqua anche all'altro impianto, così io ragazzi riesco a bagnare. Ah, forse qua ragazzi perde un po', forse sì, vedete ragazzi qua perde. Adesso qui devo mettercelo a posto, vedete perde un pochino, probabilmente sarà un po' rotta il raccordo. Adesso poi ce lo metto a posto subito. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile per il vostro orto, la vostra serra, comunque che ci avete. Niente, commentatevi, iscrivetevi, andate a seguirmi su Instagram, Facebook e YouTube. E ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!